che faticaccia, mi tocca sempre, sempre da pulire. Sto palazzo è una rovina, oh. Mannaggia. Signorina Clara, ciao. Signora Massari, sempre in finestra lei. Ma finalmente qualcosa di interessante da vedere. Aspetti un attimo, che c'ho da dire una cosa ai bambini. Bambini, non vi state a litigare, che vi gonfio, eh? Aspetti un attimo. Settimio, mettiti a dormire che apro il gas. Ah, signori, finalmente la rivedo. Allora, sempre qualcosa di interessante da vedere a casa sua. Sono contenta per lei. Ma mi levi una curiosità. Dica. Ma che c'è sta qualcuno a casa sua? No, perché mi è sembrato proprio di vedere qualcuno da dietro la finestra e mi sono chiesta, ma sarà la madre, sarà la sorella, sarà un'amica? No, perché non si è mai visto entrare e nessuno da casa sua, per questo mi meravigliavo. Sì, è un'amica. Certo però che quello che succede nel suo appartamento è meglio di Beautiful. Spero che abbia seguito la storia, perché ne vale la pena. Sì, ma non ho capito una cosa. Ah, non lo so, ci ho capito poco anch'io. Ma chi ha ricominciato a fumare? No, è liquirizia. Mimo la gestualità, spero che serva. Ho voglia di fumare, ma resisto. Sono una donna, tutto d'un pezzo. E che donna? Che significa e che donna? Ah, signori, io l'ho vista che si baciava con quella. Sono proprio contenta che abbia trovato l'anima gemella, no, sa? Guardi, lei non ha seguito bene la storia. Ma non si preoccupi, io sono moderna, non ho mica pregiudizi. Ma che me ne frega a me che lei è moderna, che non ha pregiudizi? Ma sì, no, una donna, due donne, di sti tempi va bene tutto. Guardi, che chiudo la finestra. Ma non importa per chi lo si provi, l'importante è che sia amore. Ci vediamo dopo, signorina, Buone cose, buone cose. Visto? Sta andando tutto bene, no? No, no, no! Anni per crearmi una reputazione. Mai un uomo in casa. Rispetto delle scadenze. Raccolta rifiuti differenziata. E adesso? Per colpa tua. Non soltanto la mia vicina pensa che abbia una relazione con una donna, ma mi appoggia pure. Bene, e allora il piano funziona. Ma tu sei una iena, ma non ti rimorde la coscienza? Non ti fa pena quella poveraccia? No. Ci ho parlato e... sta abbastanza bene. Hai ricominciato a fumare? No, ma sto per farlo. Senti, ora mangiamo qualcosa e poi andiamo subito a letto. Lei pure sarà stanca, no? Viene dall'Australia. Hai qualcosa da mangiare in casa? No, sono appena tornata da un viaggio. Ho il frigo vuoto. E allora scendo a prendere le pizze. Lei è sotto la doccia, mi raccomando. Vai. Sei in una botte di ferro. Prendo le chiavi. A tra poco. Ciao! È crollata un'anta dell'armadio. Bene. Quella piccola però. Ah, pensavo tutto l'armadio. Ebbè, veramente si è rotto anche il profumo e un paio di boccette di smalto. Questo è un incubo. Te li ricompro, non preoccuparti. Ora però puoi dirmi dove sono gli asciugamani. Elena non li ha trovati. Dice che cambi sempre posto. Eh sì. E sono un tipo bizzarro. Ma io ti capisco. Anch'io a volte mi sento un po'... diversa. Ma tu lo sei. Dai. E non essere timida con me. Elena mi ha raccontato tutto. Potrei assaggiare uno di quei famosi cioccolatini? Cioccolatini? Quali cioccolatini? Ma dai! E quelli che ogni giorno le vai a comprare attraversando tutta la città? Quelli! Purtroppo oggi sciopero dei mezzi, tutta Roma bloccata. Si è dovuta accontentare di una parure di brillanti. E i fiori? Quali sono i fiori che ami comprarle? I cactus. Ma siete davvero una bella coppia. Senti, io ti ho vista oggi per la prima volta e se Dio vuole non ti rivedrò mai più. Però voglio dirti una cosa, apri gli occhi prima che sia troppo tardi. Capito? Sì.
Cena molto italiana per la mia amica che viene dall'Australia. Oh. Clara, tesoro, prendi i piatti, per Faccio favore. Faccio io, dove posso trovarli? Lascia stare, mi chiedo cos'altro potresti rompermi oggi. E cosa c'è nella pizza? Io sono intollerante al lievito e sì, e sono allergica alla mozzarella, alla, okay, okay, ai pomodori e alle acciughe. Okay. Per te pizza bianca. Ma ti ho detto che sono intollerante al lievito. Ma non è possibile. Il tuo è un problema psicosomatico. Mangia, vedrai che non ti succederà niente. E se mi viene l'enfisema? Ma si muore di enfisema psicosomatico. Vabbè. Ora, secondo le persone che ti vogliono bene, assaggia, è buonissima. Aiuto! Così mi uccidi! È solo un colpo di tosse. Ho la bronchite io. Nient'altro. Che so, colera, malaria, febbre gialla. Ecco, bevi un po' d'acqua. E un po' di queste. Cosa l'hai dato? Collirio, effetto placebo, è psicosomatico. Ma questa sta male sul serio. Portiamola sul divano. È bianca come un lenzuolo. Ah, sei la solita esagerata, ora si riprende. Tieni sui piedi. Sei tu che sei un incosciente. Mi chiedo perché questa mattina appena ti ho vista non ti ho sbattuta fuori di casa. Perché quando andavamo a scuola ti passavo i compiti e mi sei riconoscente. Ma quando mai? Eri un'asina peggio di me. Li copiavi da quello dall'ultimo banco a cui facevi gli occhi dolci. Sei sempre stato un opportunista. Non fare la santarellina con me. Ragazze, vi prego, non litigate per colpa mia. Sto già meglio. No, non preoccuparti. Liti tra innamorate. Clara ama litigare per poi fare pace. Sì, prima la gonfio di botte per poi poterla curare. Mm. Ma siete davvero una bella coppia. Sì, siamo proprio una bella coppia. Ma tu ci sei o ci fai? E anzi, mi chiedo piuttosto, ecco, ma la gente, la gente come reagisce al fatto che voi due state insieme? Ma sai, noi usciamo poco. E gli amici di Clara sono quasi tutti omosessuali. Ma cosa dici? E dai, con Laura puoi essere sincera. Raccontale che da quando eri bambina ti sei sempre sentita un uomo intrappolato in un corpo di donna. Mm. E che donna! Però, quando ha capito la sua natura, tutto è andato a posto. La mia fortuna è stata incontrare Elena. Perché vedi, lei è molto femmina fuori, ma maschio dentro. Poverina. Sai da quando ci conosciamo? Da un anno. Sì, quasi un anno che ci conosciamo. E perché non me l'hai mai scritto? E perché? Perché? Già, perché? Sono cose difficili da dire. E poi ho preferito che tu la conoscessi di persona, per vedere che ragazza fantastica è. Mi fai arrossire. Chi può essere? Aspetti qualcuno? No, io veramente non aspetto nessuno e già siamo in tre, quindi una in più, una in meno. Chi è? Chi è? Buonasera. Buonasera. Sono Gianna De Paoli, sono l'hostess che abita qui accanto. Piacere. Ciao. Scusa, non ti avevo vista. Lei? Non la conosco. È strano, abita qui da quasi un anno. Piacere, sono Elena. Ciao. Carina. Vabbè, che ti serve? Hai terminato lo zucchero? Sono appena rientrata con il volo da Sydney. Sydney? Mm-hmm. Allora, lei era in aereo con te? Il volo atterrato alle 16:30? Sì, che coincidenza. Veramente una bella sorpresa. Ma sì, mi ricordo di te. Ti sei incastrato il cappotto nel rullo e hai cominciato a girare con tutte le valigie. Sì, non riuscivano a liberarmi. Hanno dovuto tagliare il cappotto, era nuovo. E poi suonavi in continuazione, eri l'unica a cui non si abbassava lo schienale. E dopo 21 ore di volo sono scesa tutta anchilosata. E poi i poliziotti volevano sequestrare la borsetta con i medicinali omeopatici, pensando fossero esplosivi. Figurati, i propoli. E poi ti ho dovuto strappare la mia valigia dalle mani. E vabbè, molto spesso. Meno male. Io invece adoro viaggiare. Mi sarebbe sempre piaciuto fare la hostess, girare il mondo, come essere sempre in vacanza. Guarda che è anche un lavoro molto faticoso, eh?
vero? Beh, sì, si incontra certa gente e poi si sembra un po' scombussolata dal fuso. Finisce che i giorni che non lavori li passi a dormire. Ma dai, figurati se quando sei a Honolulu dormi. Vabbè, quando finisce il festival dei luoghi comuni magari ci dici cosa ti serve. Non trovo più il mio bagaglio. E mi ha detto Antonio il portiere di averlo lasciato fuori dall'ascensore. Ma non c'è. Non è che per caso l'avete preso voi? E com'è questa borsa? È un trolley rosso. Ma è forse questo? Sì, a meno che voi non ne abbiate uno uguale. L'ho portato dentro io pensando fosse di Clara. Allora posso riprendermelo? Certo. Sì. Ok, grazie ragazze, è stato un piacere conoscervi. Arrivederci. Ciao. Ciao. Senti Elena, ho bisogno di parlarti. Vieni di là. Sì. Laura, torniamo subito. Ti accendo la TV. Va bene, fate pure con comodo. Non preoccuparti. Pronto? Pronto, mamma? Sì, sono a Roma. Sono a casa di amici. Tu? Tutto bene? Papà? Nonno, nonna? Zio, zia? Non manca nessuno, meno male, non si sa mai, ad una certa età. Tu invece come stai? Glicemia? Colesterolo? Ipertensione? Gambe gonfie? Ah, ma c'hai le gambe gonfie! Vabbè. No! Hai sognato la Madonna! Quale Madonna? No, e come di Madonna ce n'è una sola? No, come, che differenza fa? No, c'è la Madonna di Fatima, quella di Lourdes, quella di Civitavecchia, quella del Divino Amore. E non è che sia proprio la stessa cosa. Ognuno ha un settore di grazie, una specializzazione. Ecco, per esempio, quella di Civitavecchia piange. E non è che sia proprio una bella cosa. Ah, la tua non piangeva? Meno male, è già una cosa. Ah, ma non era neppure allegra. Vabbè. Vabbè, e insomma, che ti ha detto? No, e come? La Madonna ti viene in sogno. Ti chiede se hai bisogno di una grazia e tu non le chiedi niente. Ma se la Madonna non voleva farti una grazia, non ti sarebbe venuta in sogno. La Madonna è una donna seria. Ecco perché da me non ci viene. Sapessi le cose che avrei da chiederle, io. Va bene, facciamo così. Quando torno, ti lascio un appunto, così la prossima volta non sei impreparata. Va bene. Un bacio a tutti. Ciao, 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 ciao. Cari amici della notte, bentrovati e bentornati all'appuntamento con l'occulto. Anche stasera la vostra maga Amalia è con voi per consultare i tarocchi, di cui ribaudisco c'è tutto. C'è la vita, c'è la morte, c'è sta la sfiga, c'è sta il malocchio. E ora passiamo ai segni zodiacali. Toro, c'è qualche toro in sala? Bene. Cari amici del toro, state a rosicare un casino. C'è sta il tradimento, c'è solle corna. Ma presto vedrete, cari amici, la matassa si scioglierà e il sole tornerà a splendere nella vostra vita. Meno male. Gemelli, l'ha già detto Gemelli? Gemelli, mo ve dico tutto. Cari gemelli, cari gemelli, ve dice male. C'è sta un pericolo in agguato. C'è sta una satanata che si è infilata dentro casa vostra e vi creerà un sacco di problemi. Ammazza, quanto ci piglia. Ci mancava solo la maga. Ma adesso, amici, se in caso state a rosicare nell'interiore di voi stessi medesimi, mi potete contattare stesso mo al 7999. Dai, telefoniamo, magari lei sa dirci cosa fare. Io so benissimo cosa fare. Chiamiamo la polizia e la facciamo finita. La polizia?
Perché volete chiamare la polizia? No, niente, Clara è la solita esagerata. No, sei tu che sei scema. Si può sapere cosa succede? Nella borsa di Gianna, la hostess, c'era una pistola. Una pistola? Mica un fucile di precisione di quelli che si usano per gli attentati. Un'arma da difesa, fa la hostess. Magari le serve per lavoro? Fa la hostess, mica la guardia del corpo. E voi come lo sapete? E abbiamo aperto la borsa per vedere di chi fosse e abbiamo trovato l'arma. E avete commesso un reato! Non si apre la borsa di qualcuno. E poi, voi non dovevate proprio prenderla. Lo vedi che ho ragione? E magari... Se dice alla polizia che l'avete messa voi, magari la polizia le crede e vi arresta. Voi siete perfettamente all'unisono, due deficienti. Dai, alza il volume così telefoniamo. Sei dalla regia, me traslocate gentilmente una telefonata? Ah, ecco, sento che c'è qualche frascicona che si sta rovellando nel cuore della notte. Ciao, cara amica della notte, dimmi pure. Pronto? La maga Amelia? Certo, so io, come ti chiami? Io sono... Sono Mariuccia da Bairi. Ma che fai? Menti alla maga! Non mi va di dire il nome vero. Ma che maga è se non capisci che le stai raccontando una balla? Sternati, Mariuccia, dimmi pure, cara, dimmi. Ecco, vedi, cara amica, noi abbiamo un problema. Abbiamo trovato una cosa che non è nostra e volevamo sapere che cosa fare. Sì. Ma noi siamo persone per bene e volevamo sapere qual è la cosa più giusta. Va bene. Tu che dici? Mo guardo un po' nella palla, fammi vedere. Complimenti, sei stata chiarissima comunque. Mariuccia cara, consentimi questa evacuazione. Sai, diciamo che dalla tua voce deduco che sei una donna, diciamo, piuttosto inclusa in te stessa. Un attimino empirica con gli altri, confermami? Te confermo. Bene, ma adesso Fracicò concentrati, ci concentriamo perché devo fare le carte. Allora, ascolta Mariuccia mia, ecco. Dimmi. Ecco, te basta da sapere che è uscita la morte, l'appeso e il diavolo. E t'ho detto tutto Mariuccia mia. Sono costernata, ci sono delle influenze negative. Qua si parla di malocchio, sa? Perché ci sta una donna che se potrebbe, te se caverebbe gli occhi, hai capito? Perché vi state a litiga nomo, il cui nome comincia niente meno pe C. È caduta la linea. Pronto? Allora? Che mi è pronto? Cosa ha detto la maga? No, niente, che non dobbiamo preoccuparci. Me ne vado. Scusate ragazze, ma prima ho visto che avevate delle pizze. Non è che per caso potrei prenderne un po'? Non ho niente da mangiare in casa e non ho proprio voglia di uscire. Ma non vi vorrei disturbare? Le pizze? Veramente ne è rimasta una? Eh sì, se vuoi prenderne un po'. Veramente pensavo di mangiare qui con voi. Sapete, è stata una giornata particolare. Ho fatto qualcosa... che non avevo mai pensato di fare. Qualsiasi cosa tu abbia fatto a noi non interessa, eh? Sono fatti che dovresti confessare alla polizia. Domani. Però quando parte Laura? E se ti costituisci subito c'è lo sconto della pena. Sì, rito abbreviato, condizionale e attenuanti generiche. Sempre domani, però. Ma cosa hai fatto di così terribile? Se ce lo dice diventiamo suoi complici. Io non voglio essere coinvolta. Tu lo meriteresti di andare in prigione. Dai, racconta, magari possiamo aiutarti. Vedete, io sono una ragazza seria e molto religiosa, ma mi sono fatta convincere a fare qualcosa che è contro i miei principi. Allora le attenuanti sono garantite. Vedete, Omar, un pilota della Saudi Arabia. È coinvolta con gli arabi. Non dico che mi abbia costretta, però... Circonvenzione d'incapace, non sapeva quello che faceva. Mi ha invitata in camera sua con una scusa. E ti ha convinta a fare qualcosa per lui? Sì. Parla. Non ne posso più. Abbiamo... Sì? Abbiamo fatto l'amore. Cosa? Allora
Che voi pensate che sia una cosa terribile? Ma vaffanculo, va! Tante storie per una scopata. Era la prima volta. E che eri vergine? Sì, e volevo arrivare illibata al matrimonio. Ma quanti anni hai? 30. E volevi vincere il Guinness dei primati? Eh beh, prima o poi qualcuno dovevi darla. Hai aspettato anche troppo. E allora ha fatto bene? Bene. Benissimo, tra un po' non te la chiedeva più nessuno. Tante storie per un po' di sesso. Allora brindiamo, prendo i bicchieri. Stai ferma. Allora facciamo un brindisi. Secondo me dovrebbe. A Gianna e Omar. Tieni, meglio cara. Tardi che mai. Aspettate, venite qui al tavolo. Vuoi la mano? Auguri! A Gianna e Omar. E speriamo che Omar non ti lasci. E non portarle male. Allora, che faccio? Lo chiamo? Chi? Omar. Certo, lo chiami, gli dici che sei stata bene e gli chiedi quando vi rivedrete. Allora lo chiamo? Sì, sì. Basta che te ne vai. Ah, dimenticavo. Dalla mia borsa manca qualcosa. Ah, ecco, deve essere scivolata. Buonanotte ragazze, grazie. Ciao. Ciao.